Vai, vieni. Permesso. Ah, già siamo in diretta. No! Un grande amico, ragazzi, attenzione. No, ascolta, senza mascherina non puoi entrare. L'argentino non è incorporato la mascherina, quella invisibile, cioè. No, non puoi entrare. Aspetta, no. Vediamo se te lo dice, perché vediamo, non lo so. Vediamo. Fammi vedere. Attenzione che c'è il bodyguard che mi ha bloccato, attenzione. Si prega di indossare una maschera. Ma non quella di Zorro, la sito proprio un po' visto. Ma non ti impone anche di indossarla, cioè non ti dice, ti impone. Buongiorno ragazzi, siamo qui con il grande Mirko, capito? È entrato, ciao gli amici di Instagram. Un buongiorno dal presidente da capelli intelligenti. Ma normale, 36,2 mi sta dicendo. Puoi entrare? Sì, ma puoi entrare o no? Temperatura normale. Puoi entrare. Ma lo sa che io non sono normale, temperatura normale. un grande, no. Inchino alla... No, ascolta, se mi dici che non è vero niente fuori, se mi dice non è vero niente, no. È un problema grosso, adesso tutti ridere. Cioè? Ognuno fa come gli pare. Che vuol dire? Non vedrai, le mascherine ormai è andato, non si usa più, non va più di moda. Cioè, vedo la gente tranquilla. Ciao Gennaro, buongiorno, siamo qui con Enrico. No, ascolta, se generale, qua senza mascherina non entrano. Io poi voglio... Cioè, andiamo in postazione. Ecco Lady. Dove c'è Lady Blue? Grande Lady. Oh, ciao, eccola qui. Ciao. Corporato, oggi. Ciao Lady, come stai? Tutti in attesa, È un po'? Oggi è in bicicletta sei. Oggi l'ho detto, bicicletta. Sei in bicicletta. Attenzione. Non so se comunque noi siamo qui collegati. Grande amico. Un po' di pazzo con i suoi capelli secchi, caldo. E il cervello mi si è seccato, adesso la morbidità. No, codesto è il Jed. È il Jed, che ne metto di letto, A pintalate si usa. Allora ragazzi, oggi... Come, te mi hai fatto un po' pensare a quello che si è mai detto, però. Mai fatto pensare a quello che si è mai detto. Non mi piace. Cioè tu dici un... La gente sembra con i figli sul cazzo. Ognuno fa come gli fa. Ieri era a mangiare a Firenze. Cioè, è una cosa, i ragazzi non gliene portano dentro la minchia. Davvero? Cioè, certo spirito c'era minimo 2000 non so persone. Non so io se arrivano... 2000 persone c'era. Bisognerebbe... Guarda, te la reggo io. Forse l'amore le rose... Eccolo qua. Il grande Mirko, ciao ragazzi! Ma il look della, ciao Gennaro! Ciao Francesco, buongiorno, il grande Mirko! Un uomo, una leggenda. No, dai, parla per bene. Ah, Lady Blue! Ah, Lady Blue! Lady Blue c'ha i fan in tutto il mondo. No, ma lei sta usando un prodotto straordinario, non si può dire, ma se lo può dire lei. Io sai, noi siamo qui a cercare di fare sempre innovazione. Davvero? Ciao Franci, buongiorno a tutti ragazzi, lo so che oggi è un orariaccio, guarda, l'agenzia è entrata. È già arrivata. Così. Allora ragazzi, siamo qui in diretta con il grande Mirko, oggi è un orario che non si fanno i live a mezzogiorno, non si fanno i live a mezzogiorno ragazzi, però noi ci siamo, ve lo potete riguardare dopo con calma a casa quando siete, no? Con i piedi sotto il tavolo, una bella, un pomodorino dell'orto, cetriolini, chi piace, capito? Quindi si può gustare dopo con calma, ora noi però mezzogiorno, lo so che siete a lavorare. Ciao ragazzi, Chattar, buongiorno agli amici di Instagram, buongiorno agli amici di Facebook, ciao Elisabetta, siamo qui Lady Blue in versione, vedi com'è? È in versione light. Scavenger, vedi? In versione light. Guarda che capello, capello al vento, lo vedi? Cioè questo capello, come lo vuoi che si chiama? È tipo Bolero, ricordate il Bolero? Il film è Bolero, è la bionda però. No, è un film particolare. No, ero piccino io, ragazzi. Non posso, capito, commentare. Ciao Angela, come stai? Allora, mano di... È vero che le mascherine si devono portare ancora. O no? Noi li abbiamo. Quindi siamo ancora.
anche te ti sei già, ti sei già. Ciao Filippo, come stai? Come stai? Come stai, brasiliano? Stamattina come stai? Buongiorno belli, ti hanno detto belli, eh. Oh. Belli. Cioè, no, il grande, grande Pippo, capito, ti saluta. Senti, Mirchino piace anche, dice, piace anche con la cosa, con la mascherina. Con la forza. Come stai, Pippo? Come stai? Tutto bene? Com'è da te la pandemia? Mi sembra se sta venendo fuori, speriamo. Non eh? Speriamo, non siamo in, in completo restart. Che dici, Lady Blue? Sì, no, ora sono un attimo concentrato. Hi, Adil, come stai? Come stai? Ragazzi, lasciatemi fare di blu, Vai, vai, ora eccoci, eccoci, eccoci. Il grande Mirko, insomma, come l'hai passato questo? E tanto non ti, si, non ti vedevo. Vai al mare. Eh? Vai al mare o no? Eh? Se mi pigliano. Ti piglieranno o no? Non lo so, che so, non lo so. La 3T, i capelli hanno bisogno di andare al mare. Lady, che ti fai oggi? Piano. Ciao Adil, da dove chiami? Dove sei? Dove sapere gli amici di Instagram, allora, dice, siete molto speciali. Grande salve anche te, sei speciale, sei il numero uno. Oh, ascoltami, com'è lì da te, a parte pandemia? Vabbè. Grazianino, no, il grande Graziano. Oh, Graziano a mezzogiorno non molla un centimetro. Come stai, grande sei te? Vedi, c'è il grande Mirko qui, si è presentato con questo, con questo pantalone. Come, che c'è scritto là, non si può far vedere, eh? No, praticamente questa è la sorella della 3T, di due. Giovanna, ciao Giovanna, attenzione, senti che dice Giovanna. Che dice Giovanna? Giovanna è attenta, ha detto, ha una forma maniacale nel toccare i capelli il grande Mirko. Giù le mani. Oh, grande, grande Giovanna, diglielo. Filippo, Mirko, c'è l'estate, ci vuole qualche riflesso. Oh, infatti, perché non si può fare un riflesso chiaro, scusami? Li fai, guarda Lady Blue, è fatta al verde, facciamo, guarda qui, vedi, vedi, vedi anche gli amici di Instagram. Oh, perché non ti fai un riflessino? Ha ragione Pippo. Ciao Ican, bonjour, bonjour. Ma è scritto in francese, bonjour, bonjour, bonjour. Che, l'ho visto, lo scrivi, bonjour. Bonjour, bonjour, le je sont fait, Mirko fait. Direbbe così, capito? Il capello è così. Allora dicevo, Pippo ha detto bene, se staresti bene con riflesso chiaro, lo sai? Pippo, me ne faresti? Due mescettine qui ti faresti, scusami. Sì. Ciao Franci, come stai? Adil, sei a Bergamo? Allora, a Bergamo si sta bene, eh? Ora dovrebbe essere passata tutta la pandemia, tutte le cose, eh? Allora, guarda il grande Mirko come... Vieni qua, fammi vedere. Un uomo, una leggenda, eh? Qui a Paris, oh Hitchman, Hitchman, grande, Paris is très joli, eh? Très joli, eh? Di très joli. Così. Scusami, ci sa i nostri Hitchman from, from Paris. Il francese della parli il francese o si niente un fusse? No, certo. Siamo, siamo internazionali. Di Beri. Siamo di Beri. Di Beri, parlo qua da Beri. Ellen! Top Ellen, eh? Saluti dal Belgio, il mio, mio secondo paese preferito, eh? Vogliamo il professore, eh? Ellen, saluta i nostri grandi Ellen, amici, dov'è? Ellen, Ellen e il grande Giordano, no. No. Sì. C'è King of Freestyle, dice ciao ragazzi, sono a Milano. Grande King, come stai? Com'è Milano? King? Meglio Milano. Come siamo a Milano? Hitchman, thanks. Merci. Allora, un saluto al Belgio, i nostri grandi distributori, eh? Big distributor from Belgium. Saluti Ellen. Allora, è il grande, è il numero uno, eh? Chi è il numero uno? Vediamo se lo sai, Franci. Numero uno. Il numero uno, Ellen. E il mitico Jürgen. Jürgen. Saluti anche a Jürgen. Top player. Grande Lady, pennella. Allora, dei riflessini, allora, ci potrebbe, potresti fare un po' di moda, perché te sei un uomo super moda. Allora, visto che ancora siamo qui, ma a lui glielo facciamo. Mascherati. Però potresti fare qualcosa, fagli almeno una riga laterale. La riga laterale. Vedi Pippi che dice? La riga laterale, però Pippo oggi
alla fine te sei un uomo moda, sei un uomo moda, sei un uomo moda. Non fashion. Qui una riga così, con la freccia. Io scrivo T. Eh? Sì. Allora Pippo, l'avevi visto le ultime acconciature del grande Mirko? L'avevi viste? Gli ultimi tagli con le righe, c'era XXX-Men. È vero o no? Non era la tripla quando si giocava 1X, te facevi XXX o 1X2, oggi c'è il totocalcio. Hai mai giocato il totocalcio? Pippo grande, vedi, Pippo è un buon gustaio perché ti segue e ti dice te devi essere un uomo moda e la riga all'amico, va bene, from London, capito? Certo, però la mano di Red Blue è una mano, capito, che dà sicurezza, attenzione. Che dici, Lady? Già finito così? Davvero? E che si fa? Allora ci vuole un altro paio d'ore, certo. Si deve pettinare? No, però, scusa, ma perché non gli si fa una schiaritura? No. Bella però. Schiaritura tua, eh? No, ti dicevo, a parte, vedi, bello, ha detto Pippo, vedi? È già molto mesciato sulla parte delle punte, è schiarito, eh? Ma dove sei stato? Eh? Pippo, la prossima volta si fa, adesso. Mi fa vedere che sul frontale sono schiarissimi. La prossima volta si fanno ancora più fronte. Dove vai? Arriva dopo. Dove vai? Ecco un attimo. Esce, dove vai? In centro. Che vai? Ai cigli vai. Allora ragazzi, allora, visto che ci seguite in tanti anche all'estero, no? Direi, no? Il fatto del grande Mirko è un internazionale, perché poi alla fine, che dire, no? Un'acconciatura alla Mirko è un'acconciatura, ma sono chiari. E quindi? E quindi basta, sono chiari e come si fa, Leo? Biondo. No, allora, Pippo ha detto, te stai bene con la riga XXX-Men? E poi comunque non è detto una. Lo vedi? No, però vedete che c'ha già dei riflessi il grande Mirko, lo vedi? Pippo dice per favore non leccata di mucca stavolta, Ti manda però un sorriso, Oh, Pippo è un tuo grande fan. Come non la fai? Leccata di mucca, come ti fa? Come la fai? Facciamo la leccata di capra, perché è più fine. La leccata di capra, mucca piglia troppo. Allora ragazzi, amici di Instagram, lo so che è un orario particolare questo, però il grande Mirko si presenta così all'improvviso e bisogna prenderlo quando c'è, no? Rompe le palle all'improvviso. Pippo, digli come lo faresti, però c'ha questa riflessatura, lo vedi com'è? Ciao Fabri, l'imperatore di Roma. Fabri Fibra, qua Fabri. Fai vedere? C'ha queste riflessature, no? Certo. Sembri quelli di Boy di. Bore Juncker. Azzardo. Bore Juncker. Si chiama Bore Juncker. Allora Pippo ha detto un po' mosso. Un po' mosso. Si fa mosso. Sì, un po' buco di ora. Pippo, ascolta, se ti fai cambiare idea ti mando un prodotto romaggio. Capito? Un gel, quello vuoi. Perché lui è, capito, è così, vedi, però c'ha. Comunque tu sembri un po' Boy Duke, Perché guarda, tu c'hai questa riflessatura. In generale. Tu sembri miele di figlio. Guarda Pippo, lo vedi? Guarda le riflessature che c'ha, non so dove è andato lui, Secondo me è andato da un parrucchiere di. Dove sei andato? Dimmi. Io sono andato a Valle del Cervi Carbonato, sono entrato e uscito biondo, mi sono riscurito. Da Livorno? No, allora ragazzi, ciao Fabri, come siamo a Roma? È ripartito la struttura? Sì, certo è ripartita, perché no, i capelli intelligenti non si fermano. Però guarda, sei biondo davvero. Lo sai, stai diventando più staschiaccio ora? È vero o no? Ragazzi, gli amici di Instagram dicono, guarda se diventi staschiaccio. Oh, Ponciarello era amore, quell'altro che si chiamava. Ponciarello era amore. Sembri acce. Ora che lo asciuga è molto bello il colore. Infatti Pippo me l'aveva detto anche Lady Blue, non si vedeva perché poi gli è stato fatto la ricostruzione 3T veloce, no? Quando eravate lì, non ci avete fatto altro, se riandate indietro a vedere, no? Che poi va a lavorare sulla parte di lucentezza del colore perché si ricarica ionicamente e viene fuori, però nell'asciugatura, perché non si vedeva prima. Ora tu sembri proprio, ascoltami,
Acema, non nel primo, quando ci fu il remake. Sì, sempre alla massima potenza, mi dice l'imperatore. Allora, ragazzi, chi si trovasse a transitare da Roma e si accorge che il capello magari... No? Non è a posto? Va bene? Io vi faccio la coda. Può chiamare l'imperatore. Mi faccio, visto le trecce, poi faccio la coda qui dietro. Aspetta, al prossimo ti fa così. Eh? No. No. Sì. Come lo vedi, Pippo? È così. Sembra sta schiaccio, sembra. Oh, ti posso tirare? Oh, si incomincia. Allora, ragazzi, 80 ili di trazione, sempre la 3T, eh. Senti, mi dici, si è fatto vedere una cosina bellina, però non c'eri. Ma l'impianto dura sempre o dopo un tot giorni si deve pulire? Ciao, Salva. Allora, ascoltami, Salvatore da Bologna, risponditi te. Salva. Poi dopo ci aggiungo io qualcosa. Salva dice, sì. Vuoi sapere quanto dura l'impianto? No, lui dice se l'impianto dura sempre o dopo un tot di giorni si deve pulire. Allora, te fai conto, poi io ti spiego io. Dove vi trovi? Ciao Michele, siamo qui a Firenze. Se mi dici dove ti trovi te, ti so dire dove potrei andare. dove potresti andare? Che il grande Mirko oggi è tornato in versione... Vedi, sta schiacci. Ciao! Ciao Perego, grande negozio, io lo seguo sempre, mi piace. Sote Gallas. Sote Gallas, ciao, buongiorno a tutti. Allora, siamo a Firenze, te Michele dove sei? Allora Salva, ti rispondo subito, te fa conto, come dico sui nostri live... Sembra un galletto, va a distruggere. Noi abbiamo fatto un passo avanti nella parte della gestione degli impianti. 10 anni fa abbiamo abbandonato l'uso della colla e abbiamo fatto un brevetto su questa membrana che a scambio ionico ti fa conto che indossa il grande Mirko, no? Poi ognuno ha la sua membrana, ti fa conto che questa fa i legami un po', il nostro geco è come il geco, no? Il geco, questo puoi fare, va bene, l'ho fatto vedere, se vai a vedere i nostri live, vedi che comunque poi la gestione è molto semplice. Durante la pandemia abbiamo avuto persone che sono rimaste bloccate anche negli States, l'ho fatto toglierlo. Cremona puoi andare a Milano o a Brescia, questo... lontano? Ok, io ti lascio comunque il numero, se vuoi avere una consulenza gratuita, perché poi alla fine puoi fare una prova 30 che ha un costo irrisorio, perché poi alla fine... Visto bastardi, bravo, è vero. Uguale, qui puoi telefonare, Michele. Continuo con Salva. Allora, ti dicevo, se vai a vedere un live, ti fa vedere Mirko e ti puoi gestire direttamente a casa. Te fa conto, se hai la colla, per esempio, hai un limite, no? Perché comunque dopo un po' di giorni hai dei problemi. Si Pontina, ciao, buongiorno. Allora, qui si posano le aquile, controllate. No. Qui si posano le aquile. No, così tu sembri sta schiacci quando... Ma che qui c'è il nido delle aquile. Qui c'è la grande aquila qui, con tutti i nostri. No, avevamo perso l'aereo quando di là. Allora, ragazzi, facciamo... Lo so che siamo... Ha detto disciolo? No, quasi stanno bene così. Ti dicevo, Salva, fa conto, allora potresti gestirti da casa tranquillamente, perché la membrana la puoi ricaricare anche da te, quindi non è obbligatorio che tu vada in un centro. La differenza di questa tecnologia è che poi è un dispositivo medio di classe 1, poi andate a vedere un po' magari i live dove si va a spiegare un po' anche la parte tecnica, no? Però rispetto alla colla o agli adesivi, insomma, è un po' come la differenza c'è fra una dentiera e un dente fisso, cioè alla fine, no? Questo è il concetto. Però ecco, totale autonomia, totale libertà. Ora, noi ti dico, per quanto riguarda Mirko... I capelli con la colla vengono uguali, eh? Mirko... Sove Gallas dice bellissimo. Sove Gallas è un grande, però... Allora, ricordati, Salva, e questi sono capelli ionici. Questi hanno... Come li metti, stanno. Cioè, hanno una capacità poi di autopulizia, di autogestione. Insomma, è un po' come aver preso i capelli morti, recisi, e si mettono sulle protesi e farli rivivere. No? Quindi ho questa tecnologia. Io personalmente ti dico, sono meglio anche dei capelli normali, perché comunque potresti anche non lavarli per 20 giorni e non hanno nessun tipo di problema. No. Il grande Mirko. Cioè, mi chiamano. Oh, Pippo ha detto una cosa. Fermo. No, qui, qui c'è una cosa. Scusa, Salva, poi vengo da te. Pippo dice: Mirko, no, qui è clamoroso. Ma sta panzetta? La panzetta? No, voglielo dire, eh? Digli, ascolta. Digli, no, Pippo, ti va bene. Cioè, metti 4K al cellulare perché ti piglia male. La pancetta. Maurizio. Mirko, dice, ma il coronavirus è finito perché il grande Mirko ha paura? Ello, chi è questo?
King of Freestyle. Il King of Freestyle numero uno a Milano. Allora sta dominando King of Freestyle. Però dico, ascolta King, noi qui siamo indietro, eh. Non so te sei a Milano, noi qui siamo un po', capito, ancora un po'. Noi ci chiamiamo le mascherine. Il grande Mirko addirittura, ascolta, ci avevi il casco l'altra volta. No, ho voluto un casco proprio. E con la tuta della motocicletta, no, ho paura dei contatti. King, non lo facciamo entrare se non è il grande Mirko. Maurizio, no, io sono già vostro cliente e vado a Brescia. Ok, non sono pienamente soddisfatto dell'attacco. Vado alla membrana. Che è successo? Fammi vedere. Fermo. La membrana. Ok, Maurizio, ascoltami un attimo. Ma hai la tecnologia 3T o hai la protesi normale con la colla? Che è importante capirlo, capito? Perché a Brescia, se vai a Brescia, va bene, dovresti poter scegliere lì, perché quello è una lì a Brescia abbiamo sia la tecnologia 3T che le protesi normali, Monica, ciao Monica, fammi ciao, sapere Monica. Perché magari se poi 3T, ok. Sai se utilizzi i capelli intelligenti o quelli normali? Perché sono due tecnologie diverse, quindi sempre con la 3T, però 3T normale o 3T con capelli intelligenti, quindi per un risultato differente. Però se magari l'hai fatto l'hai fatto presente al responsabile Giuseppe, perché comunque è importante questa cosa qui, mi fa piacere. Se no magari se mi vuoi fare una chiamata mi dici quello che è successo, capito? Che è importante, no? In chiarezza e in trasparenza, mi puoi chiamare, guarda, ti lascio il numero, non perché a Brescia sono bravissimi, però mi fai sapere, perché i clienti nostri devono essere sempre al top, soddisfatti sempre. Allora, guarda il grande Mirko, allora, capito Maurizio? Chiamami qui, chiedi di me, del presidente, mi fai sapere una cosa, perché e ti posso chiedere un'altra cosa, anche se hai un calco parziale o un calco totale, perché magari poi ti spiego io perché. Se hai un calco parziale non è un problema, se hai un calco totale sarebbe importante tu prendessi, tu usassi la tecnologia a scanner 3T, che comunque ha una precisione maggiore, però non lo so. Rispondimi qui. Allora, guardiamo il grande Mirko intanto. Ciao Ferraro, come lo vedi il grande Mirko? Ciao Sergio, il prezzo della protesi, grazie. Ciao Sergio, ti rispondo in diretta, se sei qui e mi stai guardando. 450.000 euro solo per la protesi, Quella di no. Allora, 450 Maurizio, poi una cosa, domanda se utilizzi la tecnologia 3T long range, capito? Perché la tecnologia ti permette anche di stare 3 mesi a casa. Fammi sapere, insomma, dai. Michele, ciao, ogni Michele. Quanto tempo si fa l'igiene? Ma mediamente, Michele, io ti dico, senti Mirko, guarda Mirko, dai, dimmi te. Dipende, le prime fasi sono 40, 50, dipende, poi si può anche allungare. Però dai, come andare a parrucchiare normale, dai? Quando vai, ora, quelli malati fanno ogni settimana per andare a parrucchiare, a farsi la rasatura. Però questo concerne, puoi fare la rasatura, ma l'impianto non lo tocchi. Puoi fare la stessa cosa come ho fatto io oggi, bravo. Chiaramente, no? Perché poi non è che c'è stata te fa conto Michele, io ti dico, oh, il grande Salva, oh, c'è Salva, no, comunque stai bene così, vedi poi questi capelli intelligenti, cioè quello che fai con le mani lo fai con il calore, cioè come farebbe un parrucchiere con i propri, cioè con diciamo il phon con i capelli normali, no, di una cliente, invece i capelli intelligenti hanno questa capacità. Si può fare anche le mesh. Ok, Mirko, oh, The Colors, capito? Ha sentito che ha detto Salva? The Colors. Come lo vedi qui? Io sono pronto per andare a Londra ora, perché voglio cantare su marciapiedi, non così, perché io sono pronto. Bello tu sei. Quando fa così, ok, i costi, te fa conto Michele, se vuoi provare a 450 euro, va bene? Quindi te questa in qualsiasi centro dove vai, hai questa possibilità qua. Cosa succede dopo prova 30? Dura 30 giorni, te decidi se andare avanti o fermarti, quindi cosa fai? Decidi di andare avanti, poi dopo hai una garanzia di 12 mesi come l'assicurazione della macchina, no? Quindi dove hai diciamo l'assistenza, no?
in questi 12 mesi. A questo punto, se succede, hai i tuoi 450 euro, hai un cashback totale e ti vengono ridati indietro. Va bene, quindi è come se avessi provato gratuitamente la prova 30. Questo, ripeto, si fa e si applica da sempre, dal 2006 la prova 30, solo sulle calvizie parziali, non quelle totali, attenzione, va bene? Sta molto meglio spettinato, Pippo ti dice, grazie Pippo. Allora, Pippo è il numero, guarda, te stai bene, non si, mi piace, per questo sarebbe un London Beach. Perché non li tieni London Beach? Che dici? Che dicono gli amici di Instagram? Che su Instagram ci sono tantissimi parrucchieri. Vedi il grande Mirko? Parrucchieri? Gli vuoi cambiare l'inquadratura? Vai più in là, falla passare la grande... Ok. Eccoci. Io sono il nuovo sponsor di Gradiento Palestrone. Poi trovate sul mercato, sono io il sponsor. Allora, che gli volevi dire allora? Ai vecchi collacciari. No, ai vecchi collacciari dico che è il momento di... Dopo 10 anni basta. Avete capelli leggermente mossi, corti? Sì, ma con... Chi è lui, scusami? King of Freestyle. King, sei il numero uno, Milano. Ascoltami, ti ricordi che questi capelli qua, con l'acqua, fanno questo cross-linking? Vedi come vedi lui, non ci ha messo niente nell'acqua, né niente, no? In questo momento qua. Cosa succede? Cosa ti voglio dire? Hai una tecnologia e va provata, la devi tagliare. Se sei un professionista, poi lo capirai. Quello che abbiamo creato, no? Questa grande tecnologia. Che praticamente hai, facendo questi cross-linking con l'acqua, hai questo mosso naturale. Quindi è come se avessi fatto una permanente senza averla fatta tante volte, no? Quindi questo proprio mosso naturale meraviglioso. Quindi lo puoi veramente gestire come meglio credi. L'unica cosa che vi dico, voi saloni acconciatura, i capelli intelligenti non hanno bisogno di utilizzare né oli minerali né silicone, perché sennò si interrompe lo scambio ionico. Questa è l'unica cosa che vi chiedo. E ci avete nel vostro kit tecnico dei parrucchieri, quindi che vogliono affrontare questo percorso straordinario di utilizzo dei capelli intelligenti attraverso i corsi, poi prodotti specifici, va bene? Maurizio, grazie, ho lasciato i miei dati, ti ringrazio. Nicoletta, ciao, buongiorno, non lo vedo bene, non si potrebbe togliere un po' la mascherina? Allora, chi? Allora, Nicoletta dice, allora se te la può abbassare un attimo, io... No, diceva che ti voleva vedere bene. È la mascherina per la privacy questa, o pericolosa. Nicoletta, è la mascherina per la privacy, non lo so. A distanza. A distanza, te la abbassi un attimo proprio per dire... A distanza che sono io. Guarda il grande Mirko, è un bel omettino, vedi, un ragazzino, insomma. Ora gli hanno detto, gli aveva 2 grammi in più, ma non, forse è la tara della... Appena. L'hai visto? Si può rimettere? Appena. Ciao Harry, ma i prezzi te fa conto? Lo ripeto, 450 euro per avere la prova 30, va bene? Che poi hai il cashback completamente gratuito quando fai il piano di garanzia. L'ha fatto vedere il motorino? Per la prova 30, va bene? Lo so che siamo in zona... Come si posso dire? In zona... Freeze. No, oggi in zona lunch, no? E ora si va, proprio si va a mangiare qualcosa? No, eccolo! Oi, no, ora... con l'acqua. Ok. Un po' d'acqua, no? Però ti sei diventato biondo, sembri sta a schiaccio, se no? Sì. Sì. Conciarello. Fagli vedere come diventano questi capelli con l'acqua, però te ne sei messa poca. Angelo Blanco dice è proprio bello. Grande Angelo, grazie. Il grande Mirko ha un suo fascino, poi con i capelli intelligenti ha questo. A cavallo. Però guarda Pippo ti ha disturbato, 2 grammi in più, uno come te, sei una perfezione. Sei come Ronaldo te. Valerio, saluta. Ciao Valerino, come stai? Valerio. Number one, bentornato. Va bene, anche nella zona Cesarini, ma a parte no, ancora non siete mia con i piedi sotto il tavolo, ragazzi, no? Eccolo. Allora, ragazzi, come sapete, il grande Mirko, c'è chi prende una giornata di ferie, va bene? E lui utilizza mezza giornata per pettinarsi i capelli, però è una leggenda. Eccolo.
lasciategli fare quello che gli piace, perché lui si diverte, perché poi guarda allo specchio e si dice: chi è più bello? Io o te? L'uomo del monte. Vedete questo cross linking che fa? Vedi questi con questo, vedi queste ciocche si ammazzettano. Questo è il fatto che i capelli intelligenti piano piano con l'acqua creano questo effetto naturale, straordinario, senza dover mettere niente. E poi dove le mettete stanno, perché hanno questo campo magnetico che gestisce tutto il movimento. Difficile farlo con i capelli, con la colla, queste cose qui, eh. Io l'ho provato per anni, ma è difficile farlo, ragazzi. Cioè, quello con la colla, ping! Vanno bing, si abbassano subito perché sono pesanti, sono. Queste qui invece è come se fossero tuoi, le gestite come se fossero tuoi. Come sono tuoi? Sono miei perché, voglio dire. La pagati? Certo. Sono tuoi perché l'hai pagato. La Valerio dice: fatti biondo, Mirko è estate. È già biondo. Ancora di più? Guarda, ti stai bene però con una bella ciuffa alla sta schiacce? Così. Guarda, non ti bene. Ciao Aldo, Gorizia, aiutami. Ciao, perché ascolta, in geografia avevo 3,5. Gorizia, Gorizia. Attento. Matematica 12, però Gorizia. Le cose hanno parlato a memoria. Sì, vuole sapere. È giù, giù. Ho capito, ma io lo sapevo, era in alto. Era in alto. Lo so, però il centro più vicino dove sarà? Come? Trieste. Ciao Alex, il prezzo puoi ascoltami, puoi entrare, va bene? In gioco nei capelli intelligenti, quindi sentirti bene, ritornare al top, va bene? Tirare fuori la Ferrari che avete parcheggiata in garage, va bene? E rimetterla in pista, perché una persona che quando si mette il capello è come una Ferrari che esce fuori, ritorna fuori dal garage, no? 450 euro più IVA e c'è la prova 30, quindi te fa una buona cura di minoxidil, in 4 mesi spendi le stesse cose, insomma, grosso modo. Allora, Gorizia, dove si manda, Aldo? Al porto di Trieste, ok. Trieste? Allora, Trieste? Si può andare a Trieste? A Trieste. Mi diano dalla regia e puoi andare a Trieste, Aldo. Tira anche molto vento. Va bene, e se non volessi andare a Trieste? Più vicino? Più vicino. Padova? Padova? Se no Padova. Eri, ma puoi anche tranquillamente andare al mare o immergere la testa? Sì. Lo puoi fare? Ti puoi tuffare di testa, che è la cosa più difficile per chi ha gli impianti. Tuffarti di testa è la cosa più difficile che c'ha gli impianti, col caldo. Tieni. Col caldo. Ok, te fai conto, Eri, che il problema di, diciamo, di poter andare al mare lo potresti avere con la tecnologia vecchia. Noi fino a 10 anni fa utilizzavamo... Sono stati i primi 20 anni fa, forse fra i primi. Sicuramente i primi a utilizzare nel 2000 la colla medica bianca, va bene? Che all'epoca, oggi viene riproposta come il miglior prodotto delle colle, no? Perché è molto attento, essendo un polivinili con acqua, no? Allora, ti fai conto poi dopo, noi siamo andati avanti, Mirko non utilizza né colla né adesivi, ma questa membrana a scambio ionico e c'ha 5 brevetti, te fa conto, c'ha fino a 80 kg di trazione, più sudi, quindi il problema delle colle era più sudi, più si staccano, la 3T con il nostro, il Geo 3T, più è bagnato, più si attacca, ma non è solo questa, quindi la traspirazione, la protezione della pelle, tutto quello che si vede, insomma, poi provare per chi lo utilizza, i nostri clienti lo sanno. Il mare del buono per testare la pelle. Oh, Angelo, dove sei in Sicilia? Vengo subito. Quindi Eric, sì, lo puoi fare. Va bene, se vuoi telefonare, Eric, se vuoi fare una prova, poi vedi te, insomma. Io. Noi siamo qui. Puoi migliorarti. Se vuoi, no, se hai uno sfizio e vuoi, capito, provare una tecnologia innovativa, la tecnologia 3T Ionis, capelli intelligenti, fa per te. Poi dopo certi gatti a volte vanno. Puoi chiamare qua, capito? 88 25. Mi chiamano perché devo tornare al lavoro. Ciao Gani, il prezzo, ma ci dorme o la toglie prima di andare a letto? No, secondo... ci dorme. Ci dorme o no? Ma chi è che ci ha scritto questa cosa? Harry. Ma non lo sa lui. Harry, non te la togli neanche se tu vuoi questa qui. Devi fare, hai visto un film Bastardi senza gloria? Prendi il campo e tagli praticamente così, uguale. No. Se te lo vuoi levare la 3T. Perché così, non si togli manco morto, questo ti dura, non stai scherzando. Senti, sentiamo il grande Mirko, io sai, mi fermo perché su certe ma cose... Ma che comunque io direi, visto che la prova 30 poi vi è andata... Valerio,
Ciao Leo, ma quando ritorni qua da noi? Te sei sempre in Svizzera, eh? Sei il numero uno, il nostro grande testimonial, eh? Grazie a te, Leo. Ma ci dormi o la togli prima di andare a letto? Ma come fa a toglierla? La togli o no? Ma no! Raccontami la verità! Ma come fai a toglierla? Ma neanche se tu vuoi tu la togli! O proprio ti incidano col coltello. Però ragazzi, cioè, si può togliere quante volte si vuole, perché c'è la possibilità di poterlo fare, no, no? E di riaderire centinaia di volte. Però ognuno gestisce meglio. Io penso che i clienti mediamente fanno oggi. Io, l'idea mia era quella di tanti anni fa di creare una tecnologia che andasse a soppiantare il trapianto di capelli in termini di tempo dedicato alla gestione dei capelli. Così, oggi colla, io lo invito un frontale così. No, ma vabbè, ma sai quello la... Ma vabbè, ma anche la colla. Un abbraccio a tutti. Ciao. Chi è? Leo, ciao grande. Ti dicevo io, non è un fattore d'estetica, parliamo bene. Io e 20 anni faccio questo lavoro, no, io non ho visti tanti. L'idea oggi la tecnologia ti risolve un problema. Dove non c'è tecnologia c'è solo fumo, e poi alla fine tanti clienti poi lo vedi, no? Poi c'è, è chiaro che c'è qualcuno si trova bene anche con la colla, ma non è questo. Se io dico oggi una barriera d'ingresso è la durata, è il problema che puoi avere, il prurito, attivi odori, insomma tutto quello che ne concerne, no? Quindi chi usa una tecnologia, poi si usano, ma la tecnologia 3T ha cambiato questo livello, l'ha portato a un livello, te lo sai, te eri un ex collacciaro, io nel senso non è che ce l'ho, ma io non è che ce l'ho con io dico invito chi ha una tecnologia vecchia generazione come la collo, gli adesivi, diciamo, di poter andare a provare la tecnologia 3T, insomma alla fine e niente di personale, solo per provare, poi uno decide, no? Se non fosse vero, ok, ci torneresti indietro. Se uno passa la tecnologia 3T, butta via tutto il resto, e quindi questa è la tecnologia che vi vorrei, no? Certo. Far provare, perché poi alla fine lo dovete decidere voi. Ciao Yuri, ma dove vado a provare sta meraviglia? Sono allergico alle colle dei cerotti. Bravo, appunto ti dico io, vedi, questa è una cosa, se sei allergico alle colle dei cerotti, te fa conto, noi, qui non si utilizza più la colla, quindi alla fine è una membrana a scambio ionico. Io senti, in 10 anni, Aldo, non ho avuto mai un problema di gestione, di irritazione, cioè alla fine di persone non ha potuto utilizzare il dispositivo medio 3T Ionix. Poi, io ti dico, ci sarà il primo... Boh, non lo so, è passato dispositivo medico perché ha queste caratteristiche qua, nel senso, alla fine, poi però ci sono un 2% di persone nel mondo, se non lo sapete ve lo dico, io sono allergico all'acqua, va bene, quindi proprio perché hanno questi... Quindi... La tecnologia fettina ha confini, è il massimo medio dei capelli neri, provare per credere. Bravo, vedi, se lo dice un grande campione dovete crederci anche voi amici di Instagram, quindi anche King Milano. Allora, mi mandi l'indirizzo più vicino a Reggio Emilia, ciao Antonio, Cesena. Allora, io bisognerebbe però tu telefonarsi qua, abbiamo un centro aziendale a Cesena, 8825717, chiama qua e prendi l'appuntamento. C'è la Simona, la signorina, signora Simona, però la chiamo signorina, mica Simo, capito? Grande, grande personaggio, troverete, insomma, trovi persone competenti se vuoi fare... Antonio, se vuoi fare la prova 30, io consiglio di fare la prova 30, poi state a vedere, capito? Riprendetevi l'emozione di dar gas e levare il freno a mano e dare, capito? Il meglio, no? Alla fine, no? Giusto o no? Benissimo. Se levi al grande Mirko i capelli, lui può essere vestito, lo guarda come è vestito, bello, vedi? Sempre alla moda, voglio dire, mai pantalone alla moda, scarpa alla moda, maglia alla moda, muscoli alla moda, tatuaggio alla moda, maschera alla moda. Se gli levi i capelli... è un problema, capito? Quindi io dico, chi si vuol sentire bene, poi si va a mangiare, ragazzi, se abbiamo trattenuto troppo, e si salutano e vi salutiamo. Certo, potete provare la prova 30, il grande Mirko è il miglior testimonial, lui gli telefona decine e decine, certo, di clienti che vogliono sapere come pettinarlo, e lui è lì a disposizione per dirgli pro e contro tutto quello che c'è. Quindi in questo passaggio, va bene, da donatore di capelli, Certo, perché ci sono i calvi e i donatori di capelli, e poi ci sono quelli che hanno la 3T, va bene? Quindi direi che oggi vi abbiamo trattenuto abbastanza. Vai. Il grande Mirko deve andare a mangiare, va bene? Allora, un saluto dal grande Mirko, se vuoi. Buon lavoro a tutti, ci vediamo presto, sicuramente. Fai vedere. Settimana prossima.
un saluto. Dice, visto che questa femmina e voi avete il meglio dei prodotti, perché ancora c'è gente a rigore al trapianto? Allora ti spiego io, chi è questo? Chi è? Angelo Blanco. Ciao Angelo, ti spiego ascoltami, il trapianto, intanto è un'operazione chirurgica, no? Tante persone preferiscano farsi un trapianto senza mettere, diciamo, un'applicazione esterna, no? Sulla testa. Quindi preferiscono fare un'operazione. Allora, a livello estetico il trapianto è perfetto, il problema più grande è la quantità di capelli. Se una calvizia come il grande Mirko non lo potrebbe fare mai il trapianto. Allora dove cosa c'era di meglio? Allora uno dice, ma se devo mettere la colla vado a fare il trapianto, se devo mettere gli adesivi devo fare il trapianto, se c'è la 3T non vado a fare il trapianto. Io ho tanti clienti che, voglio dire, prima di che non fosse stata brevettata la 3T senza colla, la colla non si sarebbero mai messa, capito Angelo? Quindi ti rispondo a questo... sì, diciamo, pensiero psicologico, no, che hanno le persone. Quindi tanti vengono frenati dal fatto della colla o degli adesivi. Con la 3T questo non succede, e questo ti dà veramente, oggi la mia idea fin dal principio era quella di mettere la 3T sullo stesso piano del trapianto, ma non perché per la quantità di capelli non c'è paragone, ma per la qualità di vita del cliente. Se io ho un cliente, oggi ho clienti che vengono due volte l'anno da noi, no, voglio dire, due volte l'anno vieni, ma un conto è di fare levati la colla, mettiti la colla, ti prude il capo, non puoi andare a fare il bagno oppure c'hai problemi, e vieni 12 volte l'anno, ma voglio dire, alla fine non hai libertà. Quindi ti dico io, questa era l'idea iniziale. Oggi stiamo arrivando, vedete, verrà lanciata, per dirti, ti fa un esempio, la 3T Long Range. Un cliente può stare, cioè può venire il giorno del piano di garanzia e può tornare, certo, dopo 12 mesi a fare il rinnovo della garanzia. Quindi io questo è, poi lo deciderà sempre il cliente, va bene? Quindi la tecnologia 3T è questa, c'è, quindi vi consiglio di provarla per tutti, va bene? E non pensare che a niente, quindi andare, agire, quindi per ritrovarsi con questo bel sole, con una bella capigliatura, certo, e passare davanti allo specchio le mani tra la capelli come fa il grande Mirko. Ciao Antonio, è da tanto tempo e aspettavo una soluzione del genere, mi fa piacere, ti lascio il numero qui sopra, 88 25 717, poi giro in prova 30, ok? Mirko, un saluto agli amici di Instagram, seguiteci sempre, questo è un live, lo guardate stasera con i piedi sotto il tavolo davanti a un bel piattino di pomodori, cetriolini dell'orto, se ci sono, con un buon vino magari toscano, se no anche quindi del resto d'Italia. Un saluto a tutti, la grande Francesca. Un saluto alla grande Franci che ci accompagna nelle nostre, sempre, i nostri sempre deliri. È la nostra regista. Regista, capito? La Francesca è la regista. Ok, e un saluto agli amici di Facebook, va bene, siete in tantissimi, continuate a seguirci, un saluto al grande presentatore, il presidente Lady Blue, vabbè, noi facciamo il nostro lavoro con passione, va bene? Cioè, i gettoni vengono pagati a gettoni. Continuate a seguirci, vi saluto. Il prossimo live in questa settimana vedrete la famiglia. Ciao a tutti. Ciao.